Siamo qui con Patrizia Laquidara, che abbiamo l'onore di avere dopo tantissimo tempo, nel senso che erano tre festival che volevamo invitarti, ce l'abbiamo fatta. Con lei stiamo esplorando la narrazione e la bellezza. Volevamo indagare quanto la dimensione della narrazione conti nell'educare alla bellezza. Ti va di spiegare un po' il senso della bellezza nel tuo concerto per chi non ha potuto assistere questa sera dal vivo? Mi fai una domanda piuttosto impegnativa e anche complessa, perché poi la bellezza può avere tante sfaccettature diverse, no? Io ho anche cantato durante il concerto. La bellezza è anche, per me, è soprattutto la musica. Per me la bellezza è voce, e la musica quindi è molto spesso il significante più che il significato. Rimandare al suolo, già quello per me è bellezza. Questa sera però ho raccontato anche storie che quindi hanno un significato. La bellezza è anche un tempo favoloso che noi tutti abbiamo vissuto. Per esempio, se noi pensiamo all'unico tempo favoloso che noi abbiamo nella nostra vita, è l'infanzia. E allora io ho quello voluto raccontare, soprattutto la mia infanzia, ma non perché fosse interessante la mia infanzia, ma perché qualcun altro possa ritrovarsi in questo. Io non ho fatto altro durante questi racconti e nel ricordare la mia infanzia, non tanto di inventare, non ho inventato nulla, ma sicuramente ho trasformato tantissime cose, le ho trasformate nel mio ricordo. Cose che potevano sembrare difficili sono diventate cose luminose nella mia vita. Ho portato bellezza anche alla mia vita. E quando leggo questi racconti, quello che io spero di più, parlavo anche di iniziazione, di nascere più di una volta nella vita, no? Io spero sempre, anche se non lo dico poi esplicitamente, ma spero sempre che qualcuno sia poi stimolato a fare la stessa cosa della propria vita e quindi a ripercorrere anche la propria infanzia, a trasformare i momenti brutti in momenti belli. Anche questa è una rivoluzione. Spero tanto che la gente poi dica: beh, ma anch'io provo a scrivere. Ed è già successo, no? Mi è già successo che altre persone mi abbiano detto: sai, ho provato anch'io a scrivere della mia infanzia o della mia vita e mi sono accorta che era molto più bella di quello che io mi ricordavo. Quindi nel mio piccolo c'è anche questo. È veramente bello. E poi dentro i racconti, hai sentito, c'è la bellezza di alcune città che vengono descritte, di alcuni incontri, anche con il mondo animale, per esempio, no? Qui spesso noi ci scordiamo. Per me, per esempio, ha significato tanto nella mia infanzia. È stato molto bello perché durante questo appuntamento del festival tu ci hai proprio preso per mano e traghettato anche nei ricordi e nel mondo dell'infanzia. Quello impariamo anche tanto. Proviamo ad imparare un'altra cosa, il ruolo di questa bellezza. Secondo te, se si insegnasse la bellezza, che cosa succederebbe? Io me lo chiedevo proprio oggi venendo qui in macchina. Dicevo: ma veramente le persone sanno riconoscere la bellezza davvero? Perché se la riconosci sicuramente la sai anche salvare. Quando la riconosci la bellezza la salvi. Quindi c'è forse una incapacità anche di riconoscerlo. Sembra che ci sia proprio un processo per fare in modo che non si riconosca più la bellezza, no? Eppure a volte basta veramente poco, basta anche soltanto andare a camminare in mezzo alla natura. Sì, qualcuno ha detto che la bellezza è rivoluzionaria, no? Credo che succederebbe quello, sì, una rivoluzione interna ed esterna anche, perché poi quando vedi la bellezza vuoi mantenerla. Abbiamo tante cose che vengono, che l'ambiente stesso, che viene usurpato, profanato, e non riusciamo a fare niente, a batterci, no? Parlavo proprio appunto, no, di quello che sta succedendo anche qui nel vostro territorio. E sembra incredibile che si vada proprio lì dove c'è un posto così bello a rovinarlo, come se conoscesse o non si volesse riconoscere. Mi è piaciuto tantissimo che noi siamo in scena qui, voi non vedete gli attrezzi di scena ma ci sono, mentre tu stavi parlando dell'educazione alla bellezza si è spento il riflettore e mi è fatto venire in mente quando sembra che la bellezza sia un po' difficile da raggiungere. Invece ti ringraziamo perché tu e tutti gli altri ospiti ci mostrate che è possibile, invece siete un po' le luci che noi abbiamo scelto. Grazie. Per illuminare questo percorso. Grazie. Quindi e poi la bellezza mille. Credo che emozioni sempre, no? Sì. E in qualche modo riesci a portarci dentro, proprio anche dentro di noi, e quindi anche a toccare emozioni che non sempre riusciamo a raggiungere. Credo che questo sia molto bello.